Ci troviamo su Viale di Castel Porziano all'Infernetto e siamo tornati nell'esatto punto in cui soltanto qualche giorno fa Davide Massimiani, un 55enne residente della zona, ha perso la vita a causa di un grave incidente avvenuto mentre circolava sul suo monopattino elettrico. Lei è stata la prima a intervenire appena successo l'incidente? Sì, ho visto il corpo del signore qua a terra e venivo da Via Torcegno. Inizialmente non riuscivo a capire sinceramente come potesse essere successo. Non dava magari segno di reazione, ha solo aperto un attimo gli occhi, però ho cercato di tranquillizzarlo insieme a un altro signore veramente che l'ha assistito bagnandogli il braccio, la testa con l'acqua. Purtroppo ecco, vediamo il degrado qui, come siamo abbandonati e adesso ci saranno le dovute accertamenti. Sì, io abito a 50 metri e ieri mattina tornando dalla farmacia, erano le 11:30, mi sono accorto di questo mazzo di fiori e così ho collegato dell'incidente che c'era stato. E me ne sono accorto che qui c'era una buca. Ieri pomeriggio sono ripassato e ho visto che già era asfaltato. Doveva succedere un morto per tappare le buche qui all'Infernetto, vero? Qui non hanno asfaltato, lì si sono sbrigati subito a asfaltare, no? Qui aspettano che muore qualcun altro. Tanto è inutile segnalare, loro non vengono, qui si sono sbrigati. Loro prima esce il morto e poi attappano. Davide percorreva tutti i giorni questa strada e tutti i giorni la percorreva con il monopattino? Sì, la percorreva tutti i giorni, anche due volte, tre volte al giorno. Una cosa assidua, quotidiana diciamo. Era un carpentiere, quindi comunque sia molto molto atletico. Io sono venuta il giorno dopo e comunque era visibile il dissesto, i pezzi di cemento staccato dell'asfalto stradale. Io sono rimasta un po' perplessa, sicuramente è giusto sistemare perché hanno valutato che il dissesto, però hanno dovuto aspettare che una persona, una brava persona, bellissima persona, perdesse la vita per poter venire e fare un pezzettino d'asfalto che gli ha costato 5 minuti di lavoro. E hanno aspettato comunque che succedesse la tragedia. L'Infernetto è pieno di buche, pieno di pericoli. Sono amareggiata perché hanno dovuto aspettare veramente che lui lasciasse due figli e una moglie per poter facciamo un pezzettino d'asfalto. Questa è la cosa che mi dà più rabbia in assoluto.